La storia di Palazzo Pallavicini inizia durante il pontificato di Paolo V nel XVII secolo, quando Scipione Borghese Caffarelli, cardinal nipote, decide di realizzare nel sito delle antiche terme di Costantino un luogo di delizie vicino al Palazzo Pontificio di Montecavallo. Gli studiosi poi hanno identificato le terme come quelle di Massenzio piuttosto che di Costantino, ma la tradizione popolare le tramanda come tali. Qui vediamo un enorme muro di sostegno del Casino dell'Aurora che probabilmente identifica l'area delle terme, l'aula centrale delle terme di appunto Costantino. L'ambiente più famoso del palazzo è il Casino dell'Aurora, collocato in uno splendido giardino. Il nome del padiglione è legato al celebre affresco dell'Aurora di Guido Reni, che ne occupa la volta dell'ambiente centrale. Aurora, come Elio il Sole e Selene la Luna, è figlia di Iperione, l'errante dio della luce, e di Teia, l'irradiante titanide. Divinità benefica e bella, rappresenta la prima luce del giorno. La leggenda narra che ogni mattina Aurora si levi vestita di veli leggeri, aprendo i cancelli ai cavalli del sole e spargendo di rose il suo cammino. Il giovane Elio, avvolto in un'aureola, porta la luce del giorno agli dei e agli uomini, alla guida della sua quadriga. Aurora respinge l'oscurità della notte, seguita da un putto alato e osforo, recante una fiaccola ardente che simboleggia la stella del mattino. E le ore danzano attorno al carro del sole, scandendo il tempo che scorre. La facciata è il risultato di una complessa ricerca di armonia. Gli ordini architettonici si intrecciano assieme a stucchi e a rilievi marmorei. Il volume centrale della facciata è scandito da tre ampie finestre. L'interno è formato da un ambiente centrale, affiancato da due ambienti minori. Lo schema è quello della villa, del casino di caccia. Osservando la facciata si notano incastonati in essa ricchissimi rilievi marmorei e pensate, provengono tutti da antichi sarcofagi romani del secondo o terzo secolo d.C. e narrano storie tratte dalla mitologia. Osserviamo uno dei più movimentati, quello che rappresenta il trionfo di Dionisio. Il dio ha attraversato il mondo per farsi conoscere e venerare dagli uomini. Ha raggiunto l'India e di là si dirige verso la Grecia, accompagnato in un trionfo dal suo corteo, su cammelli, elefanti. Si notano anche dei leoni. Il soggiorno terrestre poi si concluderà con la sua ascensione all'Olimpo. Solo chi ha la fortuna di entrare al Casino dell'Aurora può godere di una vista unica su Piazza del Quirinale. Sullo sfondo il palazzo del Presidente della Repubblica e in mezzo alla piazza il colossale gruppo marmoreo dei Dioscuri. Le due statue provengono dalle terme di Costantino e assieme ad altri gruppi marmorei ornavano le sale degli antichi impianti termali. Raffigurano i due mitici gemelli a fianco dei loro cavalli. Dell'insieme monumentale fa parte anche l'obelisco che era stato sottratto al mausoleo di Augusto, mentre la colossale tazza di granito proviene dall'antico foro romano, dove, pensate, quando l'impero romano era decaduto, Roma si era spopolata e nel foro pascolavano le greggi, quella splendida fontana serviva da abbeveratoio per gli animali.